Ciao Filippo, purtroppo commentiamo un'altra sconfitta, una partita che è stata equilibrata, giocata diciamo, quasi ad armi pari con la prima in classifica, però purtroppo il Frosinone riesce a capitalizzare la sua occasione, il Perugia no, e si ritorna a casa di nuovo con 0 punti. Ciao, buonasera, guarda, hai detto giusto, una sconfitta che fa male perché è arrivata comunque una prestazione buona, no, dal punto di vista del carattere, di come eravamo messi in campo, della voglia che avevamo di provare a comunque vincerla e dopo che siamo andati sotto a pareggiarla. Quindi diciamo che il rammarico è ancora di più, no? Perché comunque hai fatto un passo in avanti rispetto alle settimane scorse, ma noi non ci abbattiamo, no? Perché la classifica dice che siamo ultimi, ma non significa che siamo deboli. Quindi prepariamo la partita di sabato prossimo con la convinzione di raccogliere di più quello che stiamo seminando. Senti, tornando sull'azione del gol subito, che cosa è successo? La difesa era comunque schierata e non siete riusciti poi a spazzare quel pallone maledetto che poi è stato ribadito in rete. Guarda, non lo so, mi sembra che sia stato un taglio del loro esterno, no? Quando vieni superato da un taglio non è nemmeno facile recuperare perché c'è il rischio di fare fallo, di prendere rosso, di lasciare la squadra in 10. Quindi non ti so dire bene, sicuramente l'errore c'è stato, ma non è la colpa di uno, penso che probabilmente sarà di tutta la squadra. Appena rivedremo, capiremo l'errore e cercheremo di non commetterlo più. Senti, nel secondo tempo il Perugia aveva tutto, appunto, un'intera frazione di gara per poter recuperare. La reazione c'è stata solo in parte. C'è sempre difficoltà, la squadra è stata un po' troppo lunga, scarsa capacità, no, di servire gli attaccanti in maniera efficace. Nonostante tutto ci sono state 3 occasioni da gol che sono state mandate alle ortiche, quella di Cristian, dell'Orco, di Quan, di Melchiorri, sì. Quindi cioè, lui ha avuto le sue occasioni, però diciamo, ecco. Sì, sicuramente, guarda, in questo momento ci manca un po' di cinicità davanti e anche di commettere qualche errore dietro in meno. Però magari da fuori sembra che facciamo tanta fatica, no? Però noi comunque, quando le squadre si abbassano, facciamo un po' di fatica perché comunque la prima in classifica si mette dietro, se sono prima in classifica un motivo ci sarà, quindi non è facile attaccarli. E magari, sai, essendo un po', diciamo, non in fiducia, no? Perché i risultati non pagano, magari anche certe giocate sei un po' più, diciamo, meno rischi meno, no? E quindi magari facciamo un passaggio in più anziché andare subito in attacco. Questo perché, sai, comunque magari c'è un po' di ansia, no? Però diciamo che dopo questa partita usciamo con la consapevolezza che abbiamo messo in difficoltà la prima squadra e che quindi se ci mettiamo qualcosa in più ce la possiamo fare. La squadra, il mister lo seguiamo e quindi risolveremo il tutto. Senti, come se ne può uscire da questo momento pessimo, diciamo, per noi, perché comunque la nona sconfitta su 12 partite e sembra non... La prossima gara sarà un'altra partita difficile in casa del Modena, poi verrà dopo la sosta il Genoa, quindi Perugia deve comunque fare punti perché altrimenti, no, rischiamo di consolidare il baratro. Sì. Certo, l'obiettivo nostro infatti è concedere, commettere qualche errore in meno dietro, essere più cinici e poi comunque noi tutte le settimane lavoriamo sodo, facciamo tante ore di allenamento per migliorarci. E bisogna stringere tutti i denti, bisogna tirare fuori quel qualcosa in più per risalire la classifica, perché quello si vede che quello che abbiamo fatto fino adesso non è abbastanza, quindi bisogna trovare, ognuno dentro di sé deve farsi un esame di coscienza e trovare quello che può mettere in più in campo per tirarci fuori da questa situazione, e io sono convinto che ce la faremo perché il Perugia non merita questa situazione e soprattutto i tifosi che ci seguono sempre nonostante i risultati non meritano questo. E siamo comunque, vi ringraziamo sempre per venirci a vedere e noi li ripagheremo nel futuro. Perfetto, grazie.